buongiorno a tutti. E sempre forza Poggio, fino alla fine. Fino adesso tutti hanno parlato male di Zeman, adesso cominciano a parlare un po' bene. Cioè, allora, o state con Zeman e lo sostenete, oppure è inutile parlare male e poi dopo lo lodate. Zeman è Zeman. Chi conosce Zeman, il suo gioco, è questo. Dall'inizio del campionato di ritorno abbiamo giocato senza titolari. Non tenevamo titolari. Eravamo una squadra da sperimentare. Abbiamo perso delle partite. Qualcuno l'abbiamo pareggiato. 4-5 partite negative. Il Palermo non è una squadretta, il Palermo è una grande squadra. Siamo riusciti a fare un gioco con il Palermo. Allora, qualcuno che è rientrato, dei nuovi titolari e i nuovi acquisti stanno cominciando a inserirsi bene nella struttura di Zeman. Chi conosce Zeman? Zeman è questo. Zeman bisogna farlo lavorare. Zeman è un allenatore onesto, di cui l'onestà alla fine paga. E Zeman sui giovani li fa lavorare. E gli allenamenti che fa Zeman, alla fine tu vedi i risultati. Sabato ci aspetta un'altra partita importante, di cui vincere con il Palermo 4-1, una partita perfetta, una vittoria perfetta. Oggi hanno giocato grande, bene, è girato tutto, centrocampista, attaccante, fasce, sulle fasce, destra e sinistra, la difesa. Oggi la squadra è girata come voleva Zeman. I giocatori hanno fatto quello che ha detto Zeman e abbiamo vinto con un Palermo, che un Palermo è nettamente superiore a noi con questi ragazzi, eppure noi l'abbiamo tenuto testa. Testa veramente, di cui un grande Foggia alla fine lo dovete sostenere a Zeman, non lo dovete criticare quando perde. Con Zeman i risultati sono questi e voi non potete pretendere da Zeman che fa dei miracoli. Il gioco di Zeman lo vedrai con il tempo. Con il tempo si caccia fuori dei giocatori che voi non vi immaginate neanche. Con questi ragazzi, lui con i giovani, con i ragazzi lavora molto bene e fa uscire i talenti. E abbiamo visto, oggi è andato a segno Otre, Merola, Curcio, anche gli altri, di cui la qualità, il gioco, la velocizzazione, la tecnica, queste sono cose che rivedrai con il tempo, non subito dopo, di cui sperando che il campionato di ritorno che stiamo facendo lo chiudiamo in bellezza, pure che se rimaniamo in C, che non andiamo in B, però lavorare con questi ragazzi e far uscire i talenti l'anno successivo sì che si può parlare allora di una struttura solida, di un piano solido. E possiamo ammirare la Serie B e dalla Serie B anche andare in Serie A. Quest'anno dobbiamo solo sostenere la squadra, i giovani e Zeman. Zeman è Zeman. Chi ama Zeman non lo deve criticare. È inutile stare a criticare. Il gioco di Zeman è questo. Bisogna solo attendere, attendere, attendere. E dopo vedi i risultati. Spero che il programma che hanno stabilito dall'inizio di campionato, la società con Zeman, pure che salti il programma, l'importante è che adesso vediamo dei giocatori validi, una squadra solida e possiamo ammirare per l'anno prossimo la Serie B. Poi può succedere anche che quest'anno riesci a trapassare tutte le barriere, a rompere tutte le barriere e andare in serie B. Si può anche capitare questo, non è che non può capitare.
Però chi ama Zeman non lo deve criticare. Ieri abbiamo dimostrato di fare una bella partita. Abbiamo visto con questo gruppo un bel gruppo. Si stanno cominciando a entrare nell'ottica di Zeman, di cui facciamolo lavorare il nostro Zeman, non lo siamo addosso. Chi conosce Zeman, questo è Zeman. Se no non ti fate Foggia, cambiate squadra. Sempre Forza Foggia, per me fino alla morte, perché il Foggia è sempre il Foggia. Buona giornata a tutti. Per me fino alla fine, per me fino alla morte, che la morte mia tengo. Hai capito? È sempre Forza Foggia. E mo mi vado a prendere un bel caffè.